Attilio Scarpellini, buonasera. Buonasera. E benvenuto, benvenuto qui nel posto delle parole per farci attraversare, seppure nella brevità della nostra conversazione, il suo piccolo ma intenso libro intitolato Il tempo sospeso delle immagini, con la prefazione di Antonella Nedda, libro pubblicato da Mimesis. Attilio Scarpellini, leggo, nel risvolto di copertina, è critico di teatro, saggista da diversi anni, racconta immagini ai microfoni di Radio 3. Qual è l'ultima volta che è stato ai microfoni di Radio 3, Attilio Scarpellini? Beh, l'ultima volta non è lontanissima, perché questa mattina alle 6, visto considerato che in questo momento sono appunto in conduzione. Ecco, e alla mattina lei racconta anche sempre l'attraversamento di un libro per aprire la giornata. Quale libro ha raccontato questa mattina? Ma oggi era la volta di un libro di Valentina Noder Berardino, che peraltro libri. Esatto, Fuori di testo, che è un libro sui cosiddetti paratesti, cioè su tutto ciò che in un volume appunto non è testo, ma comunica con il pubblico attraverso la copertina, il titolo, la bandella, la fascetta e via dicendo. Insomma, tutto un apparato che peraltro è anche un apparato iconico, diciamo, perché rende il libro un oggetto più accattivante, diciamo. Cioè la parte più esposta, ecco, dell'oggetto editoriale. Pubblicato da Ponte alle Grazie questo libro, mentre lei ha parlato poco fa di copertina. Ecco, partiamo proprio in questa conversazione dedicata al tempo sospeso delle immagini, partendo dall'immagine di copertina. Ce la vuole raccontare? Ma questa è l'immagine di un pittore, diciamo, inglese. È un'immagine settecentesca e raffigura una donna che sta con uno stilo, cercando di tracciare una linea attorno all'ombra di un uomo che si è addormentato. È una delle immagini, insomma, uno dei quadri che rappresentano la leggenda raccontata da Plinio il Vecchio della fanciulla di Corinto, cioè di una donna innamorata, figlia di un vasaio, che sapendo che il suo fidanzato, l'uomo che amava, doveva partire per la guerra, vedendo la sua ombra proiettata su un muro da una lanterna, appunto decise di disegnarla, diciamo, e poi con la creta del padre di riempirla. E diciamo, è a questa storia di desiderio, a questa storia d'amore che Plinio attribuisce la nascita della pittura, ma più in genere la nascita di un gesto che cerca appunto di trattenere ciò che invece se ne sta andando, sta partendo, e quindi fin da subito l'immagine nasce nel tentativo appunto di trattenere ciò che invece nella vita inesorabilmente se ne va. Il verbo trattenere è un verbo importante in questo suo libro, Attilio Scarpellini, noli me tangere, che non vuol dire solamente non mi toccare, ma in una traduzione altra può essere interpretato come non mi trattenere. E in questo suo viaggio attraverso questo verbo, e non solo, Attilio Scarpellini, prendendo a spunto le parole della poetessa Antonella Nedda, che ha scritto la prefazione di questo libro, lei parla di quadri, di video, di fotografie, di teatro, scandagliando non solo l'irrisolvibile enigma del visibile, ma il fenomeno del suo trattenersi all'interno di uno spazio. Ecco, questo viaggio che lei ci fa compiere in questo piccolo ma denso libro all'interno dello spazio, per lanciarci al di fuori dello spazio, perché forse al di fuori di questo spazio possiamo avere una prospettiva di sguardo migliore per coniugare un altro verbo, ovvero il verbo vedere. Sì, possiamo avere una prospettiva migliore, ma soprattutto all'interno di questo spazio che possiamo cercare di sospendere
il tempo o di sospendere quantomeno gli effetti del tempo. Infatti al centro poi del libro c'è un'immagine che non è un'immagine pittorica, né fotografica, né teatrale, ma è l'immagine tratta da un racconto di Borges che si chiama Il miracolo segreto. In questo racconto c'è uno scrittore, Ladik, che è uno scrittore boemo di origini ebraiche, che nella Praga occupata dai nazisti viene catturato e sta per essere fucilato. Ma Ladik ha ancora, diciamo, un rimpianto nella vita, vorrebbe portare a termine quella che è la sua opera maggiore, che è un dramma intitolato I nemici, e chiede a Dio la grazia di poterlo fare, e Dio gliela concede, ma gliela concede in una maniera molto particolare, gliela concede nel tempo che una goccia gli scende, ci metterà a scendergli sul viso. Appunto, in realtà in quel momento il tempo si ferma. In quel momento il tempo si ferma e abbiamo perso il segnale. In quel momento il tempo si ferma e la dica ha un anno per terminare il suo poema, e in effetti, diciamo, lo fa, ma mentre per lui trascorre un anno, nello spazio esterno non è avvenuto alcun cambiamento, cioè, di fatto è solo il tempo in cui la goccia cade e a quel punto il protone di esecuzione spara. Fa fuoco. Nel tempo di un sogno, potremmo dire. Esatto, è proprio il tempo di un sogno. Il miracolo, appunto, è segreto perché tranne, diciamo, appunto, lo scrittore, nessun altro attorno a lui lo può percepire. E diciamo che io ho scommesso su questa immagine per farne un po' il centro di radiazione, diciamo, di questi tre saggi che peraltro vengono poi da occasioni varie e diverse. Tra l'altro, in questo, a proposito di tempo, in questo libro c'è la scansione tra il tempo ordinario, il tempo della storia, il tempo del sogno, a cui abbiamo fatto riferimento poco fa col racconto di Borges, e il tempo dell'eternità. Ed è una scansione temporale importante, perché si arriva a un non tempo. Beh sì, si arriva a un non tempo, anche se forse l'eternità non può essere definita come una semplice assenza di tempo. In realtà è qualcosa, diciamo, in molti racconti, in molte descrizioni, è qualcosa di più profondo, qualcosa che si potrebbe addirittura, appunto, nascondere nel tempo più fulmineo, che è quello dell'istante. Cioè, quello è un po' il kairos, diciamo, come lo chiamavano i greci. E quindi, diciamo, il libro è un continuo confronto fra il visibile, che appartiene comunque sia al tempo del mondo, e quello che attraverso, diciamo, il visibile si può toccare. E se si può toccare, quindi, questa qualsiasi opera, parliamo per esempio di opera d'arte, può resistere sicuramente al tempo, ma dunque in questa parola tempo possiamo anche introdurre la parola morte? Sì, la morte, diciamo, è essenziale quantomeno alla nostra percezione del tempo. Se noi non fossimo mortali avremmo, diciamo, una percezione, un'idea del tempo completamente diversa da quella che abbiamo, che ovviamente è condizionata da questo obiettivo, da questa meta, diciamo, finale che è per tutti inesorabile, e che quasi ci chiama, diciamo, verso di lei. In questo, dire, c'è una lotta però per sospendere proprio questo tempo, proprio il tempo che viaggia a grandi passi verso la fine. Verso la fine. Sì. Questa lotta, stava dicendo? No, e questa lotta è dettata dal desiderio, di preservare, diciamo, il reale, di preservare il visibile, di aprire, diciamo, una pausa, un recinto dentro il quale appunto possa sottrarsi al corso del tempo. Quindi c'è anche qualcosa
di illusorio, dire, che entra in campo nell'attività, nella produzione, diciamo, di oggetti artistici. A proposito di oggetto artistico, come fossimo, anzi, noi siamo spettatori di ogni immagine, anche di un'opera artistica. Lei racconta di un'opera artistica, siamo nella settimana di Pasqua, quindi questa immagine, questa installazione assume un significato ancora più forte, ovvero la video installazione di Bill Viola, a cui lei fa riferimento in questo saggio. E qui il ruolo di noi spettatori in questa scena teatrale è un ruolo che veramente ci pone molte domande, ci mette a disagio, ci pone di fronte a un altro da sé. È un'opera che veramente ci interroga. Sì, è un'opera che ci interroga, anche perché fin da subito, dalle prime scene, diciamo, di quest'opera di Bill Viola, che si chiama Emergency, noi assistiamo ad un fenomeno antinaturale, antifisico, perché c'è un uomo che si leva, che si alza da una vasca che peraltro è segnata da una croce, mentre due donne le stanno praticamente vegliando questa sorta di sepolcro, e c'è l'acqua che scorre al contrario praticamente, e già lì si capisce che ci troviamo di fronte a un insolito, diciamo, incrocio tra la nascita e la morte, e a quel, diciamo, quel gesto per noi in realtà inusitato, che è la resurrezione, che è il gesto del, Jean-Luc Nancy lo definisce, del levarsi del corpo, del gesto del sollevarsi, e proprio da questo sollevamento ci sono le due donne che reagiscono ognuna a suo modo alla riapparizione di quest'uomo. Si alza, che si leva, che mentre appunto l'acqua scorre al contrario. Il concetto, l'idea della crocifissione, quella che ci pone di fronte a quelle due parole straordinarie, Stabat Mater, e qui il senso dello stare coinvolge anche noi. Sì, il senso dello stare coinvolge senza dubbio anche noi, ma soprattutto quello che ci coinvolge è il fatto che il video di Bill Viola si rifà a un quadro di Masolino da Panicale, quindi, cioè, si rifà fondamentalmente alla tradizione iconografica cristiana, ma nel contempo chiama in noi quella dimensione, appunto, che è il desiderio di vita, il desiderio di salvezza, il desiderio di salvezza, intendo dire, legato a un altro che poi è quello, un desiderio, vuol dire, che tutti abbiamo provato in occasione di una perdita, di un lutto, di una malattia, ed è un desiderio che anima poi fondamentalmente la nostra esistenza ogni giorno. Abbiamo parlato di opere d'arte, ma parliamo anche di fotografia, partendo da un'immagine che tutti quanti conosciamo, l'uomo che cade, era l'11 settembre del 2001, quell'immagine non è solamente un'immagine storica, ma è un'immagine che anche qui ci porta alla riflessione finale, cioè alla riflessione della morte, e non è una visione teatrale, è altro. Sì, quell'immagine è un frammento di realtà, perché è un'immagine che Richard Drew, che è un fotoreporter della Associated Press, colse senza neanche capire, quando la scattò, che cosa stava effettivamente vedendo. L'immagine di un uomo che cade da una delle torri del commercio mondiale, da una delle torri gemelle, in settembre del 2001, e cade a testa in giù, peraltro in una posizione che sembra quasi perpendicolare, una posizione appunto che
se venisse rovesciata sarebbe quella invece di un uomo che sta ascendendo verso il cielo. È una delle immagini più note, diciamo, dell'attacco alle torri gemelle, dell'attacco contro New York del settembre del 2001. Ed è un, siccome appunto è un'immagine che ha anche una sua astrazione, perché poi c'è questo reticolo del grattacielo che non è né alto né alto né basso, in realtà, perché appunto è tagliato, l'alto e il basso sono tagliati, e noi ci troviamo di fronte a questa, diciamo, questa sorta di inversione fisica a cui vivamente siamo stati sottoposti guardando, cosa che tutti abbiamo fatto, le immagini televisive appunto trasmesse del disastro delle Torri Gemelle, dell'attacco contro le torri. Parlo di inversione fisica perché gli uomini che si buttavano da quella torre cercavano di salvarsi dal fuoco. Questo è un po' il paradosso, diciamo, anche che è sospeso in quell'immagine. E qui c'è veramente un cambio di paradigma proprio nel guardare le immagini, Attilio Scarpellini. Il corpo di quell'uomo di fronte al corpo dello spettatore, che è imprigionato anche, come ogni spettatore, dal suo modo di guardare, dalla sua posizione culturale e non solo. Quindi c'è una continua ricerca, di posizionamento dello spettatore nei confronti dell'opera d'arte, oppure anche di quella fotografia dell'uomo che cade o di qualsiasi altra cosa, secondo lei, Attilio Scarpellini? Ma diciamo, lo spettatore viene chiamato dentro a ogni opera d'arte. Questo nel teatro è particolarmente visibile, sia che appunto sia un teatro che pratichi, diciamo, la quarta parete, sia invece che sia un teatro che cerchi, come diceva Bertolt Brecht, di abbatterla, ma ci sarà sempre, diciamo, un momento in cui lo spettatore, anche distanziato, anche persino lontano, si sentirà chiamato dentro nello spazio della rappresentazione. Eisenstein diceva che lo schermo cinematografico non è qualcosa che tanto qualcosa che ci sta di fronte, quanto qualcosa che ci sta attorno, che ci avvolge, così proprio come ad esempio accade nei sogni, no? Cioè nello spazio che viviamo, di cui abbiamo esperienza nei sogni. Quindi c'è lo spettatore, anche quando vive un pathos della distanza, diciamo, cioè nel senso che vive continuamente in questa condizione di essere rapito dentro lo spazio della rappresentazione e nel contempo di dov'è. È una condizione anch'essa, diciamo, paradossale, perché, ma è forse una delle poche condizioni che è in grado di cambiare qualcosa dentro di noi. Infatti le opere, diciamo, che amiamo sono inevitabilmente quelle che ci hanno cambiato. Cioè, se l'opera d'arte non cambia la vita, il suo senso è completamente perduto. In fondo, che cosa ce ne facciamo, diciamo, di tutte queste immagini che peraltro, dire, cominciano anche un po' a saturare il nostro orizzonte di tutti questi spettacoli o di tutti questi intrattenimenti, se attraverso di essi non riusciamo a cambiare, diciamo, qualcosa di noi. E in che modo allora, di fronte a questa inflazione, di questo straripamento di immagini in ogni posto, in che modo noi possiamo, ognuno con il proprio mattoncino, porre il suo contributo a che tutto questo, possa in qualche modo essere arginato? Ma diciamo che arginare la saturazione mediatica oggi risulta particolarmente difficile, perché abbiamo anche perso in questa crisi, intendo dire nella crisi ovviamente pandemica, la nozione, diciamo, della prossimità, della fisicità, direi, del nostro prossimo, visto che appunto non dobbiamo
c'è un vero nolime tangere, però è diventato, diciamo, un po' una norma, vuol dire, del nostro vivere attuale. E questo, diciamo, in questo distanziarci, quello che possiamo recuperare è proprio invece il desiderio, e quindi un'immagine più autentica, perché l'immagine che passa attraverso il desiderio è sicuramente più autentica di tutte le immagini che, cioè, appunto, ci investono, soprattutto a partire dagli apparati mediatici, che oramai costituiscono una specie di second life, no? Di vita, di nostra vita seconda, di quasi di altra vita. Cioè, fermo restando che si tratta, almeno secondo me, di una cattiva infinità. Il tempo sospeso delle immagini, il libro che abbiamo attraversato insieme con il suo autore Attilio Scarpellini, libro pubblicato dalla casa editrice Mimesis nella collana Il Caffè dei Filosofi. Prima di salutarci, Attilio Scarpellini, qual è invece il libro che le fa compagnia in questi giorni? Ma mi fanno compagnia fin troppi libri, quindi ne potrei citare moltissimi, perché sono appunto i libri su cui lavoro per fare la trasmissione. C'è un libro che non è stato tradotto ancora in italiano, un libro dello scrittore ungherese Peter Nadas, che si chiama On Death, la propria morte. È un libro molto singolare perché racconta del momento, dei 3 minuti, diciamo, e mezzo in cui l'autore si è ritrovato improvvisamente fuori da sé, perché il suo cuore aveva smesso di battere. La cosa bella di questo libro è che c'è un albero che lo accompagna, c'è l'immagine di un albero che è ripetuta per ben 150 volte. È un albero che sta davanti alla casa di Nadas in Ungheria, un villaggio ai confini con l'Austria, e Nadas ha passato, diciamo, le sue giornate a fotografare questo immenso, enorme pero selvatico, sempre dalla stessa angolatura, ma attraverso, diciamo, il passaggio delle stagioni. Per cui sono queste 150 immagini che costellano proprio questo libro, e che laddove l'autore racconta, diciamo, una propria un'esperienza che lo ha portato sulla soglia della morte, il pero appunto invece racconta della grande forza della nascita, dalla grande forza della rinascita, che in natura appunto si chiama rigenerazione. Sospesi tra sogno e mondo, quasi, come avrebbe detto Didi Huberman. Grazie davvero, esatto. Attilio Scarpellini. Grazie a voi. Buona serata. Molto.